Buonasera, benvenuti alla presentazione di Piovevano Uccelli, il nuovo romanzo pubblicato da Iperborea. Assieme a me ci sono Sonia Folin, che sarà la nostra interprete, che ringrazio, e poi c'è Jocelyne Saussier, che è l'autrice di questo romanzo, tradotto da Luciana Cisvani. Che cos'ha di speciale questo romanzo? È innanzitutto il primo libro con il quale la casa editrice Iperborea, che è specializzata appunto nella letteratura dei paesi del Nord Europa, abbandona questa ambientazione e si sposta dall'altra parte dell'oceano, in Canada. Quindi siamo comunque in ambientazioni appunto nordiche, non, certo non siamo andati al sud, però c'è stato un cambio notevole. Ed è molto interessante il fatto che questa scelta sia la scelta di primo romanzo, quale primo romanzo pubblicare al di fuori di quella che è stata la sua tradizione, cade proprio su questa scrittrice canadese che è qui con noi e che volevo salutare. Bonsoir et bienvenue à la présentation du roman Il pleuvait des oiseaux, publié par Hyperborea, le roman de Jocelyne Saussier. Bonsoir Jocelyne. Cadeau spécial ce livre, c'est donc le premier livre publié par Hyperborea qui est un éditeur spécialisé dans les territoires nord-européens et qui, pour la première fois, quitte ces territoires pour se déplacer au-delà de l'océan et à savoir donc au Canada. On est toujours dans une atmosphère nordique, mais il était très intéressant de voir que le choix d'Hyperborea est donc tombé sur ce roman de Jocelyne Saussier à laquelle je donne la bienvenue ce soir avec nous. Merci, bonsoir. Je suis très heureuse que mon roman initie bon, ce voyage transatlantique et je suis surtout très heureuse que grâce à la magie, la traduction, si on peut dire comme ça, on se rende dans un pays dont je ne parle pas la langue, que je ne lis pas, mais que mon roman, éminemment nordique en effet, soit lu sous le soleil de l'Italie. Buonasera e grazie davvero. Sono molto felice che questo mio romanzo abbia intrapreso un viaggio transatlantico e molto felice anche che grazie alla magia della traduzione il romanzo possa spostarsi in un paese di cui io non conosco né scrivo la lingua e che questo romanzo, quindi che è davvero un romanzo molto nordico, trovi una vita nel paese del sole. Dunque, questa è la primissima presentazione di Piovevano Uccelli che è ospitata dal Circolo dei Lettori di Torino e come introduzione vorrei dire qualcosa sulla trama. In realtà è una trama che nasconde infine un mistero, quindi non svelerò più di tanto. Inizio dicendo dando solamente qualche spunto. Dunque, la storia di Piovevano Uccelli è una storia di una delicatezza, di un tatto unici, che con questa leggerezza, con questa, possiamo dire proprio soavità, va a toccare quelli che sono i temi, ultimi e primi della vita, che sono la vecchiaia e la morte. Perché? Perché ci sono, la storia è questa, ci sono tre ultraottantenni, sono Charlie, Tom e Ted, Ed, Edward Boychuk, perché c'è quest'ultimo personaggio di cui parleremo meglio più tardi, che è un personaggio piuttosto misterioso, che decidono di sottrarsi al mondo normale e di rifugiarsi in un bosco nell'Ontario settentrionale. E qui conducono una vita chiaramente isolata, e tra di loro non vivono insieme, ognuno ha la propria casa, la propria baracca e conducono questa vita in questa ambientazione, in questa compagnia solamente maschile, e ci sono poi altri due personaggi maschili un po' più giovani. E però a un certo punto succede qualcosa, succede che un elemento femminile si inserisce in questo circolo maschile. E qui e da qui succederanno appunto alcune cose di cui parleremo dopo. C'est donc la première présentation de ce roman qui se tient
dans le cadre des rencontres avec le Circolo dei Lettori de Turin. Je voulais simplement vous donner quelques éléments de l'histoire, sans trop dévoiler, sans trop vous dire, parce qu'il y a toute une partie mystérieuse, donc je ne veux pas trop vous raconter. C'est un roman d'une délicatesse et d'une légèreté extrême qui touche aux thèmes vraiment principaux qui nous concernent, c'est-à-dire le thème de la vieillesse et le thème de la vie. Il y a donc trois hommes, trois octuagénaires qui sont Charlie, Tom et Ted, Ed ou Edward Boychuk. Quant à ce personnage, il y a un autre mystère dont je vous parlerai dans quelques instants. Et ces trois octuagénaires décident de quitter le monde et la vie normale et de s'installer dans une forêt dans le nord du pays. Ils sont complètement isolés du reste du monde, ils ne vivent pas ensemble, ils ont chacun leur cabane. Ce sont donc trois hommes qui vivent dans un monde complètement masculin. Il y a deux autres hommes plus jeunes qui apparaissent aussi. Et puis tout à coup, un élément féminin apparaît. Et c'est à partir de là qu'ils vont se passer des choses que je vais vous raconter. Inizierai come prima cosa da chiedere a Jocelyn, proprio sull'ambientazione. E volevo far vedere, non so se riuscite a vedere, la bellissima copertina del libro. Ed è proprio questa l'ambientazione che colpisce subito. Siamo in questo bosco sterminato, nell'Ontario settentrionale, e poi ho letto che invece la nostra autrice vive nel Quebec. Ecco, quindi diciamo due parti del Canada differenti. La mia prima domanda è perché ha deciso di ambientare la sua storia proprio in quella zona e quali sono, diciamo, le grosse differenze, perché so che la nostra autrice vive anche lei in mezzo ai boschi, in una piccola comunità. Ecco, se ci sono differenze oppure similitudini tra le comunità che lei racconta. La première question que je voulais vous poser, je montre la couverture du livre, concerne en fait le cadre du roman. Ça se passe, comme je disais, dans une forêt dans l'Ontario du Nord, alors que vous-même êtes québécoise et habitez dans une autre région. Et je voulais donc tout d'abord vous demander pour quelles raisons vous avez décidé de raconter cette histoire dans cette autre région, dans ce cadre, et quelles sont les différences, parce que vous aussi vous habitez dans une petite communauté, également dans une forêt. Quelles sont les différences et les points en commun du monde qui vous entoure et qui entoure les personnages? Donc oui, ben c'est vrai que j'habite dans le nord du Québec, en Abitibi. C'est une région qui est très éloignée de Montréal. Je vis à 700 kilomètres au nord de Montréal. C'est une région très vaste, très peu peuplée. Il y a deux habitants par kilomètre carré. Donc nous avons, je crois, 20 000 lacs. Je crois qu'il y a un lac pour 7 personnes et je crois que moi-même, j'ai la moitié d'un ours pour moi-même, tellement, bon, nous sommes environnés de forêts. Et c'est aussi une région très jeune et le peuplement blanc s'est fait il y a seulement une centaine d'années. Donc, c'est une région où il n'y a pas vraiment de tradition, on ne sent pas la chape de la tradition. On a le sentiment que tout est à faire et tout est à faire par soi. Et bon, je vous ai parlé de la région et ensuite je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le nord de l'Ontario. Sì, è vero, io abito in una regione del nord del Quebec, una regione che si chiama Abitibi, che è a 700 km a nord di Montréal, una regione enorme, gigantesca, molto poco popolosa. Sono due abitanti al metro quadro, ci sono un'infinità di laghi o un'infinità di orsi. È anche una regione molto giovane, la popolazione bianca ha iniziato a insediarsi un centinaio di anni fa circa, e quindi ci sono anche poche tradizioni. È una regione in cui c'è tutto da fare, e tanto da fare, e da fare, diciamo, in autonomia. Allora, moi,
Au départ, simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de ce, que ça se passe dans le nord d'Ontario. Donc, ce roman-là, je l'ai commencé en voulant parler de la disparition des gens qui quittent leur vie, qui veulent reprendre leur vie tout à fait ailleurs. Et j'avais ce personnage, bon, de Tom, qui lui quitte sa vie parce qu'il veut fuir une travailleuse sociale qui veut son bonheur dans une résidence pour personnes âgées. Charlie, qui lui est un amoureux de la nature. Mais je voulais quelqu'un qui fuyait sa vie, qui avait tellement souffert, qui ne voulait plus vivre sa vie, donc qui se. Et je lui demandais, mais pourquoi il veut quitter sa vie? Qu'est-ce qui lui a fait, il a fait souffrir à ce point-là? Et c'est alors que je me suis dit, ben, c'est un survivant des grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario il y a près d'un siècle. Donc, c'est simplement en raison des grands feux que Boyd Shock est apparu et que le roman se passe dans le nord de l'Ontario. C'est simplement à cause des grands feux qui est arrivé comme ça. Sì, inizierò dicendovi per quale motivo ho deciso di ambientare questa storia nel nord dell'Ontario. L'idea iniziale era quella di raccontare della scomparsa e di raccontare delle persone che scelgono di sottrarsi alla loro vita, alla loro identità e di andare a vivere altrove. E appunto si sono delineati questi personaggi, Tom. Con un problema di alcolismo, Charlie che decide di andare a vivere lì perché è un innamorato della natura, ma pensavo anche a un personaggio che avesse sofferto e che avesse sofferto così tanto appunto da voler abbandonare completamente il mondo e l'ambiente in cui viveva. Ed è stato a quel momento che mi è venuta in mente la figura di un sopravvissuto dei grandi incendi del nord dell'Ontario. Ed è quindi stato per questo motivo, a causa dei grandi incendi, che ha preso forma il personaggio di Boy Chuck e di conseguenza la decisione di ambientare il libro in questa regione. Allora, Alors, ces trois personnages, oui, ces trois personnages-là vont devenir des ermites des bois. Simplement vous dire que c'est vrai que les ermites des bois n'existent à peu près plus, mais il en existe encore dans le nord du Canada. e questi tre personaggi diventeranno degli eremiti dei boschi, una figura che ormai è diventata molto rara, ma esistono ancora nel nord del Canada. Ecco, questo è molto interessante perché appunto noi certo non avevamo idea dell'esistenza, almeno io personalmente, di queste persone. Allora, più tardi farò una domanda proprio sulla questione dei grandi incendi, che diciamo è il grande tema, il grande contesto del passato in cui è ambientato questo romanzo. Però vorrei tornare un po' indietro al fatto, prima ho detto che diciamo, la superficie di questo lago maschile viene appunto rovinata dall'arrivo di un elemento femminile. In realtà gli elementi femminili di questa storia sono due. Sono una fotografa e una vecchietta che si chiama Marie Denege, e non dirò moltissimo di più di questa, almeno della signora anziana, perché appunto è tutto da scoprire. Sono due personaggi, a mio avviso, molto affascinanti, entrambi per motivi diversi, e che rappresentano due tipi di femminilità molto diverse. La mia domanda all'autrice è proprio questa. Quali sono i tipi di femminilità che lei voleva rappresentare con questi due personaggi? Chiaramente una donna più giovane, una donna più anziana. Prima ancora però le volevo chiedere. Ho letto che lei è stata a lungo giornalista, ha fatto la giornalista. E io, leggendo del personaggio di questa fotografa, ho fatto una fantasia, il fatto che potesse in qualche modo rappresentare quello che lei è stata nella sua vita, diciamo, precedente, quando non faceva la scrittrice, perché l'interesse e il modo in cui si muove questa fotografa è proprio da giornalista. Alors, il est très intéressant pour nous d'apprendre que
que les ermites des bois existent effectivement encore. Donc, nous reparlerons tout à l'heure des grands incendies qui constituent le grand contexte passé du roman. Mais je reviens donc au début du roman, lorsque la surface de ce lac masculin qui est constitué par les trois hommes est quelque part gâchée ou touchée par l'élément féminin, avec l'arrivée de deux personnages féminins, une photographe et une femme âgée qui s'appelle Marie des Neiges, et dont je ne dirai pas plus parce que c'est un personnage qu'il faut découvrir. Et ce sont deux personnages qui ont énormément de charme et qui sont très séduisants pour deux raisons différentes. Ce sont deux types féminins très différents. Et donc là, une question que je voulais vous poser, c'est quels sont les types de féminité que vous avez voulu représenter à travers ces personnages, mais aussi en ce qui concerne la photographe. J'ai vu que vous avez longtemps travaillé comme journaliste et je me demandais si dans ce personnage de la photographe, il y a une trace de votre vie professionnelle précédente. Vous avez raison, en ce qui concerne la photographe, qui est un peu mon alter ego dans ce roman-là, et qui aime, bon, moi aussi, j'aime beaucoup me promener dans le nord de l'Ontario, en train, en auto, et pendant une dizaine d'années, je me suis promenée dans ces endroits-là, à la recherche de romans qui m'attendaient peut-être. Et quant à Marie des Neiges, écoutez, j'ai pas quand j'entreprends un roman, je n'ai rien à prouver. Moi, quand j'ai commencé ce roman-là, c'est simplement avec l'idée de la disparition. Je me suis aperçue que mes romans précédents parlaient tous de la disparition. Il y avait un roman, un personnage qui disparaissait, ça provoquait une cassure, et le roman se basait dans cette cassure-là auprès des gens qui étaient restés. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'aller vers le côté des disparus. D'ailleurs, il a failli s'appeler Les Grands Disparus. Je vais laisser pour la traduction et je reviens. Sì, assolutamente ha ragione. Il personaggio della fotografa è una sorta di mio alter ego ed è una cosa che mi piace molto fare, appunto, andare a esplorare, passeggiare, camminare, ma anche spostarmi in treno, in automobile in queste regioni. È una cosa che ho fatto per una decina d'anni, di andare appunto a camminare, a esplorare questi luoghi, forse alla ricerca di un romanzo che mi stava aspettando. E per quanto riguarda Marie des Neiges, quando io inizio un romanzo non ho nulla da dimostrare. Per me il romanzo prendeva le mosse dall'idea della scomparsa, e mi sono accorta che in realtà in tutti i miei romanzi precedenti la scomparsa era un elemento centrale. La scomparsa di questi personaggi provocava una rottura e il romanzo si concentrava sui personaggi che restavano. Questa volta ho voluto andare verso invece i personaggi scomparsi, tant'è vero che un primo titolo del romanzo doveva essere Gli Scomparsi. Alors, quand j'ai commencé le roman, j'avais ces trois ermites-là et, bon, la photographe qui est mon alter ego, qui se met à la rencontre de ces ermites-là. Mais quand est apparu le personnage de Marie des Neiges dans le roman, j'ai su d'où venait ce personnage-là. Et c'est évidemment une tante paternelle qui a été internée à l'âge de 16 ans dans un hôpital psychiatrique et morte à 92 ans dans une résidence pour ex-psychiatrisés. Alors, cette tante-là, je l'ai connue il y a une dizaine d'années. Et quand je l'ai vue apparaître dans le roman, bon, je savais que je voulais lui donner une revanche sur la vie qu'elle n'avait pas eue, la vie qu'on lui a volée. Donc, quand j'écrivais le roman, je savais que je lui ai redonné une nouvelle vie. Et c'est bien sûr que la fin, je ne voulais pas tout dévoiler de la fin, mais je voulais donner une vie qui soit plus heureuse que celle qu'elle n'a pas eue. Est-ce que je peux vous demander à quel âge est morte votre tante paternelle?
90 Elle est ans? morte à l'âge de 82, à 82 ans. Et D'accord. quand je l'ai rencontrée, ensuite, je me souviens, elle habite à 1000 kilomètres de chez moi. Nous avions fait un voyage, mon mari et moi, et j'avais dit, on va aller voir ma tante. Et quand je suis revenue, c'est moi qui conduisais, on avait fait ces 1000 kilomètres-là, et je me souviens très bien dans l'auto, je me disais, elle, je vais lui donner une revanche sur la vie. Je ne savais pas où. Et pendant plusieurs années, j'ai fait comme la mère de Bruno dans le roman. Je lui écrivais, je lui envoyais des cadeaux à son anniversaire, à Noël. Mais je ne lui avais pas dit que j'écrivais du roman, et je ne lui avais pas dit qu'elle était dans ce roman-là. Mais on m'a appelé. C'est très long à traduire, mais c'est une belle histoire. Et on m'a appelé de la résidence où elle était. Et elle m'a dit, bon, c'est la fin, elle va mourir. Et je lui ai parlé et je lui ai dit que j'avais écrit ce roman-là, que je lui avais dédié. Et ça voulait dire que chaque personne qui ouvrirait ce livre verrait son nom, Marie-Ange Chaussier, et on saurait qu'elle a existé. Et que c'était une façon à moi de lui rendre hommage à cette femme qu'elle a été, qu'elle a gardé toute sa tête malgré ses années d'internement. Et donc, elle l'a su à la toute dernière, la veille de sa mort. Quindi all'inizio avevo questi tre eremiti e la fotografa. Ma è stato nel momento in cui è apparsa Marie Denege che ho saputo esattamente dove volevo andare. E sapevo anche da dove venisse l'ispirazione di questo personaggio, che è una mia zia paterna, che è stata internata all'età di 16 anni in un ospedale psichiatrico e che è morta a 82 anni in una residenza per ex pazienti psichiatrici. Stava lontanissimo, a 1000 km e più da casa nostra, e sono andata a un certo punto a trovarla, guidavo io, l'abbiamo appunto visitata, e tornando indietro ho questo ricordo molto nitido di aver pensato: voglio concederle una rivincita, voglio concederle in qualche modo una seconda vita, una nuova vita, e darle quello che la vita che ha vissuto non le ha concesso. E ho fatto per un periodo quello che fa la madre di Bruno, cioè le scrivevo, le mandavo dei regali, e sapevo appunto di voler scrivere un libro in cui la nuova vita che le regalavo fosse una vita più felice. A un certo punto sono stata chiamata dalla residenza appunto in cui lei si trovava, e mi hanno detto che a questa mia zia mancava poco da vivere. Quindi le ho parlato, le ho raccontato del romanzo, le ho detto che il romanzo le era dedicato e che tutti avrebbero visto, leggendo il libro, avrebbero visto il suo nome, avrebbero saputo della sua esistenza, della sua vita, e che questo costituiva un omaggio alla sua figura, questa donna straordinaria che, nonostante tutti gli anni passati in ospedale psichiatrico, aveva conservato tutta la sua lucidità, e quindi l'ha saputo, e l'ha saputo poche ore prima di morire. Ecco, vedo che l'autrice ha raccontato questa parte della trama e non sapevo se voleva che si raccontasse o meno, perché è proprio Marie Denege, che è questo personaggio meraviglioso di questa vecchina che arriva in mezzo a questo bosco e sconvolge la vita di tutti, e ha proprio avuto questo tipo di passato, il fatto di essere stata internata a 16 anni e aver trascorso tutta la sua vita, 66 anni, fuori dal mondo normale. Però a un certo punto, lo ha detto prima Jocelyn, Bruno, che è il nipote, in qualche modo la libera, la fa scappare. Questa è una parte molto divertente anche del romanzo. E proprio il fatto che tutti questi personaggi
a parte appunto i più giovani, siano ultra ottantenni, mi ha fatto pensare che questa attenzione nei confronti della vecchiaia e poi quindi e della sua compagna, che è sempre la morte, che vanno spesso insieme, sono spesso sotto traccia nei romanzi, mentre qui sono proprio all'aria, alla luce del sole. Cioè, il romanzo nasce proprio come la storia di uomini e donne molto molto anziane, nella terza, quarta, quinta età. Volevo leggere solamente qualche riga in cui Saussure dice una cosa molto, che ho trovato molto bella riguardo gli anziani. Gli occhi sono la parte del corpo più importante nei vecchi. La carne si è distaccata, afflosciata, ammassata in grumi screpolati intorno alla bocca, agli occhi, al naso, alle orecchie. Un viso devastato, illeggibile. Non puoi sapere niente di un vecchio se non vai ai suoi occhi. Sono loro a conservare la storia della sua vita. Ecco, man mano che leggevo questo romanzo, mi era sempre più chiaro che Jocelyn avesse un grande amore nei confronti dei vecchi, degli anziani. Ecco, volevo proprio chiederle quando è nato questo amore, se c'è sempre stato, oppure c'è stata una nonna, oppure appunto con questa zia, magari, questo interesse grandissimo nel raccontare la storia degli anziani. Voilà, je ne savais pas si vous vouliez raconter justement ce détail concernant le personnage de Marie des Neiges, qui est donc ce personnage de femme très très âgée qui arrive dans la forêt et qui bouleverse la vie de ces trois hommes et qui a justement été internée dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 16 ans où elle passe 66 années de sa vie jusqu'à ce que Bruno, son neveu, l'aide justement à s'enfuir et c'est d'ailleurs une partie très très amusante du roman. Et ces personnages qui sont donc tous plus qu'octuagénaires m'ont porté à une réflexion concernant votre attention vis-à-vis de la vieillesse et vis-à-vis de la mort qui est sa compagne, qui sont souvent dans les romans abordés de manière sous-jacente, moins explicite, alors que c'est ici vraiment le nœud, le centre du roman. Ces hommes et ces femmes qui sont très âgés. Et Laura a ensuite lu la partie du roman où il y a la description des yeux d'un des personnages où vous dites les yeux sont la partie la plus importante du corps et qui parce que c'est la partie qui conserve l'histoire de la vie de ces personnages. Je voulais vous demander si vous pouvez nous dire à quel moment s'est développé en vous cet intérêt, cet amour vis-à-vis de la vieillesse, vis-à-vis des personnes âgées, si c'est effectivement ce personnage, cette personne de votre tante paternelle qui a fait naître et développer cet intérêt, ou si c'était déjà un intérêt précédent. Écoutez, la vieillesse, ça, vous avez raison, on porte dans la vie, dans les livres, au cinéma, on porte un regard apitoyé sur la vieillesse. On s'intéresse aux pertes, au deuil de la vieillesse, alors que si elle n'est pas trop handicapée par la maladie, la vieillesse peut être une très belle période de la vie. Parce que nous sommes libérés de nos responsabilités. Nous n'avons plus rien à prouver à soi et aux autres. Donc, nous sommes beaucoup plus près de la vie et comme nous savons qu'elle peut nous être enlevée n'importe quand, bien, nous apprécions beaucoup plus la vie, les petits plaisirs. Les petits plaisirs deviennent de grands plaisirs. D'ailleurs, je considère que c'est la vieillesse est un privilège. Elle n'est pas donnée à tous. Il y a des gens qui meurent à 30 ans, à 50 ans avant d'avoir vécu leur vie. Des gens qui ne connaîtront, qui ne verront pas grandir leurs enfants, qui ne connaîtront pas leurs petits-enfants. Donc, moi, je considère que la vieillesse est un privilège. C'est une période aussi qui nous est donnée pour apprivoiser la mort, pour
s'approcher de ce moment ultime de la vie et peut-être pouvoir le vivre quand, bon, habituellement, dans la vieillesse, on vit à mort par la maladie, donc on peut apprivoiser la mort et ce n'est pas comme mourir d'un accident ou des choses comme ça. Donc, on peut vivre pleinement le moment ultime de la vie. C'est pour ça que les gens âgés ne craignent pas la mort. Sì, è assolutamente vero quello che lei dice, cioè che la vecchiaia, nella vita in generale, ma anche per come è rappresentata nei libri e al cinema, è sempre vista con uno sguardo pieno di pietà, quando invece se non è resa difficoltosa dalla malattia, può essere davvero un momento estremamente felice, perché è il momento in cui non abbiamo più responsabilità, non abbiamo più nulla da dimostrare a niente, a nessuno, e siamo quindi in un certo senso più vicini alla vita. Sappiamo che la vita ci può essere tolta in qualsiasi momento e questo fa sì che apprezziamo qualsiasi piacere, che anzi i piccoli piaceri diventano grandi piaceri. Io la vedo così, la vecchiaia per me è davvero un privilegio che non è concesso a tutti. Ci sono persone che muoiono a 30 o a 50 anni che non vedranno crescere i loro figli o non conosceranno i loro nipotini. È davvero un privilegio e anche un'occasione, una possibilità di addomesticare la morte, avvicinandosi a questo momento ultimo, appunto, avendo il tempo di addomesticarlo, e quindi diciamo una morte molto diversa da una morte che avviene all'improvviso per un incidente. Ci concede di vivere pienamente i nostri ultimi momenti ed è anche per questo motivo che le persone anziane non hanno paura della morte. Bene, bellissima questa cosa, infatti si vede che qui c'è proprio uno sguardo innamorato nei confronti della vecchiaia. E la fotografa, che è diciamo il motore primario di tutta l'azione, perché lei è la prima che arriva in questo bosco, arriva in questo bosco perché da una parte è attirata da questi anziani che lei va in giro a fotografare, d'altra parte è attratta, come dicevamo prima, da questa storia antica dei grandi incendi che hanno devastato all'inizio del Novecento la parte settentrionale dell'Ontario. Ecco, quando si sente dire grandi incendi viene in mente, almeno oggi, la questione climatica. Mi chiedevo se quando lei ha scritto questo libro, ormai è 10 anni fa, avevi in mente anche questo lato più vicino a quelli che sono i problemi attuali dell'ambiente. Merci beaucoup pour cette réponse. On voit effectivement que le regard que vous portez sur la vieillesse est véritablement un regard d'amour. Mais revenons au personnage de la photographe, qui est vraiment le moteur primaire de l'histoire, étant donné que c'est la première qui arrive dans cette forêt et qui arrive d'un côté attirée par ces trois hommes, par ces trois personnages, et d'un autre côté aussi parce que elle est attirée et intéressée par l'histoire des grands incendies qui ont ravagé la région de l'Ontario au début du XXe siècle. Aujourd'hui, quand nous parlons de grands incendies, en général, on pense à la question du changement climatique. Je voulais vous demander si, au moment de l'écriture de ce roman, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années environ, vous aviez déjà en vous, vous pensiez déjà à ce côté justement de plus actuel, plus contemporain concernant le changement climatique. J'y pensais déjà et j'y pense encore. Parce que vous voyez, les changements climatiques font que, bon, il y a l'assèchement de la planète. Et voyez, moi, j'habite dans une région de forêt où il n'y a presque pas de... Les seuls cataclysmes naturels qu'il y a, c'est le très grand froid durant l'hiver, des moins 30, des moins 40 degrés. Et à l'été, ce sont les moustiques qui nous arrivent. Nous sommes en juin. Donc, ça, c'est la période des moustiques. Et ce sont les grands feux. D'ailleurs, peut-être à 60 kilomètres de chez moi, présentement, il y a un feu.
un feu de forêt. Et ce sont ces choses-là qui nous menacent. Moi, j'habite, vous appelleriez ça en forêt, mais j'habite en campagne. Je suis environnée de forêts. Et à chaque été, nous y pensons. Il y a toujours une période de sécheresse. Nous y sommes présentement. Nous avons toujours peur de des feux de forêt. Et vous, si on remarque, dans les villages, bien sûr, souvent, on voit que les gens ont dégagé le tour de leur maison. Ils ont abattu beaucoup d'arbres pour être loin de la forêt, pour ne pas se faire brûler leur maison par le feu de forêt. Donc, c'est sûr que les feux de forêt, la peur, la crainte des feux de forêt est toujours présente ici, elle le sera toujours, et encore plus avec les changements climatiques. Sì, ci pensavo già e ci penso ancora. Io vivo in una regione che subisce grandissimi freddi invernali, arriviamo a meno 30, meno 40 gradi, e la stagione delle zanzare, che è la stagione in cui ci troviamo adesso, in cui siamo appunto invasi dalle zanzare e dagli insetti. Voglio dirvi anche che in questo preciso istante, a una sessantina di chilometri da qui, è in corso un incendio boschivo. Io abito in campagna circondata dai boschi e quella degli incendi è una paura che è estremamente ancorata in noi. Ci sono molti villaggi, molti paesini dove gli abitanti hanno sostanzialmente liberato tutto lo spazio intorno alle abitazioni, abbattendo moltissimi alberi per evitare o per salvarsi da un possibile fuoco. È una paura che è sempre presente in noi e che lo è ancora di più per via del cambiamento climatico. Torniamo a un aspetto del romanzo, che è quello della comunità. Nel romanzo viene chiamata la comunità del lago, che è composta da questi anziani, da questa fotografa, da questi altri due personaggi, Bruno, che è il nipote di Marie Denege, e un altro personaggio che gestisce un albergo. Ed è una vera e propria comunità. Una comunità che non è tenuta insieme dai legami di sangue, dai legami di parentela, ma da altro. Un nuovo e diverso tipo di comunità. Si pensa sempre quando si invecchia, oddio, sarò da solo, non avrò nessuno con cui condividere le mie giornate, nessuno mi potrà dare una mano. Ecco, mi chiedevo se questo tipo di comunità nuova e diversa, questa comunità del lago, che per me è una comunità auspicabile perché è fatta solamente di amore e di bellezza, anche per Jocelyn è una comunità che anche lei si auspicherebbe. Venons-en au concept de communauté. C'est donc, il y a donc cette communauté qui se dénomme la communauté du lac, qui est composée par les trois hommes âgés, la photographe, Marie Desneiges, ainsi que Bruno, donc le neveu de Marie Desneiges, et un autre personnage qui gère un hôtel. C'est donc il constitue une communauté qui ne se fonde pas sur des liens de sang, mais sur des liens bien différents. Et je voulais donc vous poser une question concernant le concept de communauté. On a tendance à penser, parce que quand je serai vieux ou vieille, je vais me retrouver tout seul, je vais avoir personne pour m'aider. Et le type de communauté que vous racontez est une communauté très positive, car c'est une communauté qui se fonde sur l'amour et sur la beauté. Et je voulais vous demander si c'est également un type de cohabitation que vous trouvez souhaitable. Je dois vous dire que le maître mot de ce roman-là, c'est la liberté. Et cette communauté-là, c'est constitué à partir de la liberté. Donc, pas de lien de sang, pas lien de travail. Donc, c'est par la proximité. Et comme ces gens-là ont beaucoup d'espace, c'est assez typique des gens du Nord parce que les gens ont beaucoup d'espace. Ils ont leur espace vital. Donc, ils ne craignent pas, ils ne sont pas en compétition les uns les autres pour défendre leur espace vital. Donc, ça crée des conditions où on accueille plus facilement l'autre.
Donc, je considère que les communautés qui se construisent comme ça, et dans le Nord, il y a beaucoup de petites communautés comme ça qui se construisent justement parce que les gens, ils viennent de partout. Autant dans le Nord de l'Ontario que dans l'Abitibi ou la région où je vis, ce sont des régions neuves. Ce sont des régions où les gens, bon, forestières, minières, les gens viennent de partout. Ils n'ont pas de lien de famille. La famille n'est beaucoup moins importante, moins forte. La tradition familiale n'est pas forte. Donc, c'est sûr que dans ces communautés-là, ils se construisent des communautés d'amis. Et basées sur la liberté, sur les liens de liberté. La parola d'ordine di questo romanzo è libertà ed è una comunità questa che nasce a partire dalla libertà, non condizionata appunto da legami di sangue o da motivi professionali, ma solo da una prossimità tra chi la compone. C'è moltissimo spazio per le persone che condividono questa comunità, hanno tantissimo spazio vitale, non sono quindi in competizione per difendere ciascuno il proprio spazio e si trovano quindi nelle migliori condizioni possibili per accogliere l'altro. Nel nord ci sono moltissime comunità di questo tipo, non solo nel nord dell'Ontario, ma anche nella BTB, la regione dove vivo io, in cui confluiscono le persone più diverse che arrivano da contesti appunto di foreste o anche minerari. Sono comunità che non si fondano su legami familiari, la famiglia in generale ha un peso minore, diventano di fatto delle comunità di amici che si basano sul concetto di libertà. Bene, allora io inizierei a fare l'ultima domanda a Jocelyn, però prima volevo leggere qualche riga del libro. So che in realtà in questo caso è un passo talmente bello che mi sembra doveroso leggerlo, spero di leggerlo bene. Lo traduco soltanto, le dico che avant de passer à la dernière question, Laura lit encore un petit passage du livre. Ho sempre saputo che avrei avuto una vita, dice Marie Denege alla sua amica Ange Aimée nei primi giorni della loro amicizia. Non ho mai perso la speranza di avere una vita mia. E Ange Aimée, la fotografa, profondamente commossa di assistere allo sbocciare di una vita nuova, si insinuò in un'altra pelle. Un po' come quando in famiglia arriva un neonato. Nella comunità si instaurò una sorta di stato di grazia che fece sì che non ci fossero altre preoccupazioni al di fuori del benessere della nuova arrivata. Il cambiamento più notevole, anche se nessuno vi fece caso, fu che si smise di parlare della morte. L'argomento era totalmente svanito nel trambusto della sistemazione di Marie Denege, poi nel divertimento delle scoperte che lei faceva. Aveva visto il suo primo volo di otarde, le sue prime tracce delle lepri nella neve. Un'alce venuta ad abbeverarsi al lago, un gufo tra i rami scheletrici di una betulla. Tutto era nuovo e fresco sotto lo sguardo di Marie Denege. Per me questo è un passaggio meraviglioso e fa strano pensare che una vecchina di più di 80 anni venga paragonata a un neonato. Però che cosa significa? Che comunque questa signora che è stata rinchiusa per tanti anni arriva come una vita nuova, anzi alla sua prima vita, lei lo dice dopo, questa è la mia prima vita, io ci tengo a questa mia prima vita, e porta la ventata che porta appunto la vita quando arriva un bambino. Questa è una parte bellissima. E la domanda, l'ultima domanda che volevo fare a Jocelyn è questa. Lei crede davvero che si possa avere una prima, seconda, terza, quarta, quinta vita, chi lo sa, anche a più di 80 anni? Donc, le passage que Laura a lu est le passage où Marie Desneiges dit à Ange Aimée qu'elle a toujours su qu'elle aurait une deuxième vie. Et justement, on voit l'émerveillement de Marie Desneiges en face de la vie dans la forêt. C'est donc ce passage-là où l'on décrit
Marie des Neiges comme un nouveau-né. Et voici donc la dernière question. Cette femme qui a donc été enfermée pendant, effectivement, elle emporte avec soi l'enthousiasme et l'élan de la vie, tout comme ferait un nouveau-né. Et je voulais vous demander si vous pensez, si vous croyez vraiment que l'on puisse avoir une première, une deuxième, une troisième, une quatrième vie à 80 ans. Je crois que tout est possible dans la vie. Et je crois que oui, qu'on peut décider de vivre sa vieillesse heureuse, même si on a eu une vie malheureuse auparavant. Mais je veux revenir sur Marie des Neiges, qui effectivement est le personnage qui apporte la lumière dans ce roman-là. Et je crois que c'est en raison de sa fragilité, mais non seulement ça, en raison de ses problèmes de santé mentale, et parce que ces hommes-là, ils n'ont pas eu peur de la maladie mentale de Marie des Neiges, parce que eux, justement, et ce sont des gens qui transgressent la normalité, ce sont des gens qui transgressent les normes de la société, donc ils l'ont accepté son anormalité. C'est pour ça que cette femme-là a trouvé un espace où vivre ses problèmes de santé mentale sans faire peur à personne et sans être rejetée par personne, parce que ce sont des gens qui sont en eux-mêmes en transgression. Ça permet l'acceptation de l'autre. Sì, io credo che tutto sia possibile. Credo che sia possibile la scelta appunto di vivere una vecchiaia felice se la vita che si è vissuta lo è stata meno. Ma volevo tornare un momento sul personaggio di Marie des Neiges, che è il personaggio che porta la luce dentro questa comunità e questa storia, a causa della sua fragilità, ma anche perché per via dei suoi problemi di salute mentale, di cui gli uomini della comunità non hanno assolutamente paura e dimostrano di non avere paura. E questo perché loro trasgrediscono la normalità e le norme della società e accettano la sua anormalità. È per questo motivo che lei riesce a trovare lo spazio che le è necessario per vivere la sua nuova vita, perché si trova davanti a loro che non hanno paura della sua fragilità mentale, proprio perché attraverso la loro trasgressione riescono a mettersi in una condizione di accettazione nei suoi confronti. Esatto, infatti ci sono questi uomini che sono chiusi, sono descritti anche come degli anacoreti, in realtà hanno un'apertura immensa, cioè comunque di accoglienza molto, molto grande. Dunque, questa era l'ultima domanda che volevo fare a Jocelyne Saussier, l'autrice di Piovevano uccelli. Sonia, ti lascio tradurre. Oui, effectivement, on se retrouve devant ces personnages d'hommes qui, à l'apparence, sont très renfermés et qui, en fait, se comportent avec une très grande ouverture vis-à-vis du personnage de Marie des Neiges. C'était donc la dernière question que je voulais vous poser, Jocelyne Saussier. Volevo chiedere a Jocelyne se vuole dire qualcos'altro, se vuole lasciarci un ultimo pensiero. Volevo aggiungere qualcosa per il vostro pubblico di lettori italiani? Bien, écoutez, je vous souhaite un bon moment avec Charlie, ses amis et dans leur ermitage. Beh, vi auguro di passare un bel momento in compagnia di Charlie, dei suoi amici, all'interno del loro elmo. Esatto, è anche un romanzo molto estivo, perché è comunque anche da portarsi in montagna, da portarsi ovunque, perché comunque è una storia leggera, ma appunto con un fondo molto, molto spesso. E niente, volevo ringraziare Jocelyne Saussier, volevo ringraziare
Sonia Folin, bravissima interprete come sempre, il Circolo dei Lettori di Torino e ovviamente la casa editrice Iperborea, che ci ha portato questa voce diversa da un diverso nord, dal nord del Canada. Buonasera, grazie a tutti. Merci beaucoup, merci Jocelyn, merci al Circolo dei Lettori e merci a Iperborea pour nous offrir ce merveilleux roman qui nous fera découvrir les territoires du nord du Canada. Et merci pour tout et à très bientôt. Bonne soirée.